Io l'ho già detto prima, comunque penso che più che la cittadinanza onoraria, adesso da oggi io mi sento adottato al comune di Montelabate, perciò è un bel impegno che per voi, perché... Non mi aspettavo un riconoscimento del genere, per me è come essere stato adottato dal comune di Montelabate. Sono le parole di un emozionato Walter Scavolini che lo scorso 14 ottobre, durante un vero e proprio consiglio comunale allargato, ha ricevuto dal sindaco di Montelabate, Cinzia Ferri, la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento che simboleggia grande stima per i valori profondi e genuini dell'imprenditore immobiliere e gratitudine per aver dato lavoro a tanti cittadini grazie all'azienda Scavolini, che quest'anno soffia su 60 candeline. I segreti per un'attività così longeva, ha rivelato Walter, sono un prodotto di qualità ed un buon servizio, restando sempre al passo coi tempi. Io ricordo che eravamo due aziende, i primi che siamo venuti su da Montelabate, e francamente allora sembrava di essere fuori dal mondo, sembrava, no? Perché si era abituati tutti a stare in città a peso o proprio attorno. Mentre invece pensiamo di aver fatto una cosa giusta, perché poi penso che qui Montelabate è diventata una zona industriale molto importante. E io quello che mi auguro, anzi lo dirò, che questa cittadinanza venga magari tramandata in futuro di generazioni, cioè che oggi diciamo è la prima generazione, poi spero che in futuro, cioè anche per quanto riguarda la prossima, i figli, i nipoti, magari ancora i pronipoti e così via, perché francamente è importante, se c'è questo riconoscimento vuol dire che l'azienda va bene ed è importante per tutto, perché ormai l'azienda diciamo è un patrimonio nostro certamente, ma anche un patrimonio di tutti. Allo straordinario consiglio comunale, assieme al sindaco, vi erano tutti i consiglieri comunali di Montelabate, presenti anche i consiglieri regionali Marta Ruggeri, Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri e Andrea Biancani, assieme al presidente della provincia Giuseppe Paolini. A rappresentare i comuni di Pesaro e Vallefoglia c'erano Marco Perugini e Palmiro Ucchielli. L'azienda Scavolini, ha affermato Cinzia Ferri, non solo ha contribuito in maniera importante allo sviluppo del territorio, ma ha anche portato il nome del nostro comune in giro nel mondo. Mi è venuta quest'idea perché sono convinta che Walter Scavolini, col suo intuito, quando era molto giovane, non era neanche maggiorenne, ha creato questa azienda e negli anni è riuscito a dare lavoro a tante famiglie di Montelabate e anche dei comuni limitrofi. E questo che cosa ha comportato per il comune? Ha comportato un benessere, uno sviluppo industriale e anche uno sviluppo edilizio, perché chiaramente uno cerca di abitare vicino al dove lavora. E quindi per il nostro territorio è stata una cosa molto importante. È vero che poi negli anni ci sono stati periodi di crisi, però lui è l'unico industriale che è riuscito sempre a superare le crisi, perché ha creduto nella sua azienda, reinvestendo nella sua azienda e convinto che avesse delle potenzialità. Un grande intuito chiaramente imprenditoriale, uno sviluppo del territorio molto importante e al quale non potevamo non dare un riconoscimento altrettanto importante come una cittadinanza onoraria. Ok, benissimo.